Vado. Allora cominciamo, siamo ancora in attesa di un ospite, ma cominciamo, vi do il buongiorno. Io sono Chiara Longobifano, giornalista del giornale radio, quindi cercherò di avere tempi radiofonici, essere molto serrata, perché le cose da dire sono molte. Formazione permanente, sì, grazie. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questo evento. Formazione forse è una parola per molti antica, ma che si sposa perfettamente, direi, con un concetto rivoluzionario per la nostra categoria, che è quello di innovazione, è quello di promozione del merito e di giornalismo di qualità. Noi dell'Ordine dei giornalisti, con il Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo voluto questo evento fortemente per mettere insieme il sindacato, i direttori, gli editori, proprio per capire come partire, perché come partire. La notizia. Dal 1 gennaio del 2014 tutti i giornalisti in attività sono tenuti per legge alla formazione permanente e continua. Ecco il motivo di questo incontro. Vorrei anche dirvi che il nodo, tanto per cambiare da sciogliere, è quello delle risorse. E per cui do il buongiorno a Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, Luigi Gubitosi, direttore generale della RAI, Giancarlo Ghirra, il segretario dell'Ordine che modererà l'incontro. Paolo Liguori, il direttore Paolo Liguori, responsabile della formazione Mediaset, e salutiamo e ringraziamo anche Fedele Confalonieri, che non è potuto essere qui per motivi familiari, personali, e Franco Siddi sta per arrivare, ci raggiungerà a breve, il segretario della Federazione Nazionale della Stampa. E consentitemi un'ultima osservazione personale, io faccio parte di un'associazione che è l'associazione ex allievi della Scuola di Perugia. È un'associazione che è nata proprio sul tema della formazione. In tempi non sospetti, quando non ci si filava nessuno, abbiamo provato con le nostre forze a fare formazione in questi anni. La formazione noi ce l'abbiamo nel DNA, quindi siamo pronti, prontissimi, non chiediamo di meglio. Cedo subito la parola a Stefano Anatoli, anche lui Comitato Tecnico Scientifico dell'Ordine, collega del Sole 24 Ore, che ci dirà un po' qual è lo stato dell'arte dal punto di vista della cornice regolamentare che abbiamo cercato di costruire in questi mesi. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Sono Stefano Anatoli, faccio parte del Comitato Tecnico Scientifico del Consiglio Nazionale dell'Ordine e vorrei introdurre questo panel dicendo un po' come è nato, appunto, da cosa è venuto fuori. Allora, tutto parte con il DPR del 137 del 7 agosto dell'anno scorso, il DPR che contiene una serie di norme sulla riforma degli ordinamenti professionali. Quell'insieme di norme contiene anche all'articolo 7 delle disposizioni che sanciscono l'obbligatorietà della formazione professionale continua per tutti gli iscritti a un albo professionale e dunque anche per i giornalisti italiani. Una svolta che definire epocale è dir poco, ma anche direi una sfida assolutamente da vincere. I numeri dicono infatti che le persone che si formano possono spendersi meglio in un mercato del lavoro che si fa sempre più difficile e non a caso, varando nelle scorse settimane il regolamento sulla formazione professionale continua che, come ricordava Chiara prima, fissa al 1 gennaio 2014 l'inizio dell'obbligo formativo, il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha voluto sottolineare con forza il concetto di formazione utile, utile per i giornalisti senz'altro, ma anche per le aziende. Sempre i numeri dicono infatti che le imprese che si aggiornano sono più competitive. I giornalisti saranno dunque chiamati a guarire dall'anoressia formativa che caratterizza una parte di essi e vincere la sfida della conoscenza. Conoscenza che, come già affermava 20 anni fa lo studioso giapponese Nonaka, è l'unica fonte di vantaggio competitivo in un'epoca come la nostra, in cui l'unica certezza è l'incertezza. Una formazione, ripetiamo, utile, ovvero che aggiorni realmente, non un mero assolvimento di un obbligo professionale. Certo, esiste un problema legato alle risorse, lo ricordava anche la collega, la formazione infatti costa.
Gli ordini regionali, a cui il regolamento approvato di cui parlavo prima demanda l'onere organizzativo, saranno chiamati a fare uno sforzo economico non indifferente, soprattutto per garantire la gratuità dell'aggiornamento deontologico, che è un quarto dei crediti, dei 60 crediti complessivi, ed è insomma uno sforzo che sarà in parte alleviato da un fondo nazionale in via di costituzione che prevede criteri di gestione condivisi con gli ordini regionali. Ma che, perché non sia vano questo sforzo, richiede un coinvolgimento attivo degli altri principali attori della filiera, a cominciare da editori e sindacato, che da tempo sono impegnati nel fondo paritetico interprofessionale per la formazione. È pensabile che gli editori sostengano in qualche modo una parte dei costi, o che organizzino dei corsi interni per i loro giornalisti, magari durante l'orario di lavoro? E quale può essere il ruolo del sindacato? E ancora, cosa ne pensano della formazione i direttori dei giornali? La vedono come un'opportunità o pensano che possa creare problemi all'interno delle redazioni? Ecco, proprio per cercare di dare una risposta a questi interrogativi, il Comitato Tecnico Scientifico del Consiglio Nazionale dell'Ordine, che ha stilato il regolamento sulla formazione continua dei giornalisti e che ha il potere di coordinamento e di indirizzo su questa delicata materia, ha organizzato questo panel prestigioso in una cornice altrettanto prestigiosa, che è quella appunto del Festival del Giornalismo di Perugia. Panel, lo ricordava Chiara dal titolo volutamente provocatorio, formazione obbligatoria? Sì, grazie, per dire che già il nostro punto di vista dell'ordine è un punto di vista positivo, quindi una formazione obbligatoria che ci piace e che aspettavamo con ansia. Ecco, e questo panel sarà moderato dal segretario dell'ordine nazionale Giancarlo Ghira, a cui cedo volentieri la parola. Grazie Stefano, grazie al Comitato Tecnico Scientifico dell'Ordine, presieduto da Pierluigi Bertello che è qui con noi, e all'ordine tutto, insomma, presieduto da Enzo Jacopino, che ha voluto con forza portare a Perugia il tema della formazione professionale. Ora, voi sapete quanto il nostro mondo, il mondo del giornalismo, assomigli oggi a un magma incandescente, dove a 20.000 giornalisti contrattualizzati, garantiti, si affianca questo mondo del precariato, dei giovani che cercano di entrare dentro questa professione, e si affianchi ancora, Perugia lo racconta benissimo da anni, il mondo dei nuovi giornalismi, del giornalismo dei cittadini, il mondo del giornalismo dei dati. Insomma, noi viviamo una realtà di forte innovazione. L'ordine come lo pensiamo noi, non vuole essere una corporazione che si chiude verso il nuovo, ma vuole aprirsi. E la stessa formazione, come la concepiamo noi, deve essere uno strumento in cui i valori storici, classici del buon giornalismo, i valori del giornalismo etico, i valori del giornalismo responsabile verso i lettori e verso i cittadini contaminano, diciamo, anche i mondi che sono fuori dal giornalismo storico, e diventino un patrimonio di tutti, un patrimonio poi destinato alla fine ad avere dei lettori coscienti e responsabili, dei cittadini coscienti e responsabili. Saluto Franco Sidi, il segretario della Federazione della Stampa. Quindi la nostra scelta è questa, diciamo. La formazione può essere un ulteriore strumento di inclusione, non già di una casta o di una corporazione che si chiude, ma lo strumento per contaminarci reciprocamente, per portare i valori del buon giornalismo, oggi messi insidiati, diciamo, dal marketing sempre più invadente, dall'intrattenimento che pretende di farsi giornalismo, invece tornare ai valori del buon giornalismo, come succede a Perugia, dove giornalisti, diciamo, di punta vengono e si confrontano con i nuovi colleghi, con i colleghi che si affacciano alla professione. Tutto questo quindi è una grande sfida e una grande scommessa. Ovviamente, come dicevano Chiara Longobifano e Stefano Natori, c'è anche un problema di risorse. L'ordine ha per il momento stanziato nel suo bilancio 1.200.000 euro, che è più o meno il 25% delle risorse per la formazione, ma non basta. È chiaro che senza lo sforzo degli editori non potremo avere giornalisti formati adeguatamente. Noi quindi chiediamo proprio agli editori un impegno forte, e comincio il nostro dibattito con Paolo Liguori, che rappresenta Mediaset, dentro la quale ha un ruolo centrale nella formazione, per chiedere se lui pensa che gli editori possano
fare una formazione aziendale dei loro dipendenti, ma se possono aprire le loro strutture anche a chi è fuori dalle aziende, ma che si affaccia alla professione. Penso che sia questo. Grazie per l'introduzione, grazie per questo dibattito. È assolutamente necessario ed è un fatto importantissimo che l'Ordine abbia promosso questa iniziativa e questa iniziativa è che ci sia il sindacato, perché una parte del lavoro che noi stiamo facendo da anni è quasi clandestina, non ha una visibilità e invece dovrebbe essere messa al centro della professione. Il fatto che non sia al centro della professione ha creato ad alcuni soggetti come me anche degli anni difficili. Diciamo, io ho una storia, un'esperienza, sono qui per rappresentare Confalonieri perché avevo preparato per lui dei dati, e non sto partendo da quelli, poi capirete subito perché, dei dati sul lavoro di formazione che Mediaset ha fatto in questi anni, necessariamente, e l'ha fatto anche senza che la cosa sia stata molto propagandata fuori, l'ha fatto con il contributo assolutamente decisivo del sindacato, e non l'ha fatto col sindacato di oggi che è evidentemente aperto a queste cose, l'ha fatto storicamente col sindacato, si parla ancora da 2000 serventi longhi. Noi abbiamo iniziato prima che se ne parlasse in Europa, per un problema produttivo, per un problema doveroso, abbiamo iniziato la formazione per l'innovazione del digitale nel 2000 a studio aperto, e in quel momento la deroga che il sindacato a quei tempi serventi, ma poi è stata ripetuta dentro adesso, ci ha dato, è stata quasi un'esperienza pilota, perché si trattava di uscire un attimo dalla professionalità codificata del giornalismo televisivo ed entrare in un'altra modalità di lavoro. In quel caso noi dovevamo introdurre a studio aperto per 50 giornalisti e 100 produttivi, 100 dipendenti produttivi, un sistema che esisteva allora, ce l'avevamo noi e in Rai, Rai News 24 che nasceva in quel momento, il terzo quando andava su Rete 3, diciamo la notte, le sue trasmissioni, il sistema Clip Edit della Sony, un sistema misto tra la Sony e un'altra grande azienda europea, e questo sistema era molto sperimentale. Si trattava di fare una sperimentazione perché i giornalisti partecipavano direttamente al montaggio, un server chiuso nel quale si inserivano appunto gli elementi che venivano girati o che venivano dalle agenzie con il filing, si inseriva questo materiale e poi dentro questo server chiuso i giornalisti potevano lavorare liberamente. Era un mondo chiuso ma estendibile. Quell'esperimento che tra l'altro io sostenni anche io sperimentalmente e contro i miei colleghi, contro no, non si può dire contro, ma certamente in grande difformità tra la testata di Studio Aperto, la testata del TG4 e la testata del TG5, i direttori del TG4 e del TG5, allora Fede e Mentana, sostenevano come le parti più conservatrici dei giornalisti che ci sarebbe stata un'omologazione professionale, io sostenevo che non si sarebbe potuto lavorare diversamente anni dopo, e questa esperienza rimase bloccata. Lì ci fu, in un momento non di crisi, e questo mi interessa dire, investimmo in questa formazione non perché c'era la crisi, era il massimo dello sviluppo produttivo, perché era il 2000, il 2000 è stato l'anno d'oro per le televisioni, non mi ricordo un anno migliore per la televisione commerciale dal punto di vista degli introiti pubblicitari e dal punto di vista dello sviluppo, ma noi in formazione eravamo confinati dentro una televisione commerciale ricchissima, dentro la quale avevamo uno spazio limitatissimo, perché non era il core business, non era il punto da cui veniva il grano, chiaro, ma era il punto che teneva acceso tutto il meccanismo. Pensammo allora che avendo a disposizione questa formazione e questa innovazione digitale, quindi è l'introduzione nel digitale, avremmo potuto estendere la nostra produttività. E così fu perché poi ce ne siamo accorti subito dopo, nel settembre, l'11 settembre del 2001, quando avendo a disposizione questa massa di materiale, Studio Aperto e
e quindi il canale Italia 1 era l'unico in grado di fare ore e ore di trasmissione senza tempi di produttivi morti e senza tempi produttivi costosissimi, perché le immagini man mano che arrivavano in diretta venivano introdotte in questo nuovo sistema digitale, e il sistema digitale poteva estendere per ore un avvenimento, un evento che certamente era interessante e faceva ascolti, e dal punto di vista produttivo poche persone potevano realizzare grandi speciali, grandi imprese. Quindi io la formazione non la posso immaginare separatamente dalla innovazione. Non ci può essere innovazione se non ci sono giornalisti formati. Molto buona l'iniziativa dell'Ordine di cavalcare questa legge. Per me contemporaneamente un'esperienza professionale, perché partendo dal 2000 a Studio Aperto sono andato poi subito dopo a prendere in mano invece TG.com, che è una realtà web, internet, ma da quell'osservatorio ho notato che il digitale ormai premeva su tutte e due le questioni, sulla questione internet e sulla questione televisione. In un'azienda come Mediaset sfondere le due cose era estremamente necessario. Quindi vi dicevo, l'investimento, 50 giornalisti e 100 produttivi, 5.250 ore di formazione, sperimentali, in quel momento dovemmo prendere, ecco per dare delle risposte anche pratiche, dovemmo prendere i giornalisti, tirarli fuori dalla produzione e sostituirli per 3 settimane a turno, perché quello bisognava fare per fare questo. E nel frattempo, parlo anche di me in questo senso, perché è stato un po' come un prototipo, non io solo, ma un gruppo di persone che si muove tra quella sperimentazione e poi internet, e guarda caso anche le scuole, perché contemporaneamente vuoi per il fatto di avere pratica con la multimedialità, almeno se in una piccola nicchia di questa azienda, proponemmo questo tipo di cosa alla scuola dello IULM. Quindi un consorzio, io sono l'amministratore delegato del consorzio, quindi formazione a giornalisti, professionisti e anche di ruolo, capi redattori, eccetera, formazione giovani delle scuole, scuola dello IULM. Io, e poi anche successivamente, lo dico per una cosa personale, perché stando qui ieri e oggi ho trovato almeno 10, come dire, ex alunni, ma non solo dello IULM, ma anche della LUMSA, perché poi per 2 anni mi chiesero all'Università LUMSA a Roma, c'è pure un'altra scuola di giornalismo, di introdurre la questione multimediale, quindi presi un corso di specialistica che però vedeva dentro molti ragazzi anche della scuola, e qui ho ritrovato un sacco di ragazzi che stanno lavorando, naturalmente con la difficoltà che c'è oggi nel mercato del lavoro, precario, non precario, però alcuni sono in RAI e fanno il Gazzettino 1, altri fanno i siti, altri sono in esperienze web, è tutta una cosa che crescerà secondo me. Questo percorso è arrivato a un modello ancora più forte grazie alla tecnologia, necessario per l'azienda, ma ancora di più necessario per i giornalisti. E qui torno al discorso di partenza. Nel 2010-2011, un biennio, noi abbiamo lanciato una grande formazione innovativa dentro Mediaset, perché avevamo la necessità e abbiamo ancora la necessità di cambiare il sistema produttivo. Cambiare il sistema produttivo non più in un server chiuso, quindi con dei pezzi, con delle immagini, con dei video che vengono immessi nel sistema e poi usati da tutti, ma direttamente usando il mondo del file. Il mondo del file che consente immediatamente di far circolare. Il mondo del file viene usato anche dove non c'è l'innovazione, perché viene usato in un'altra zona della produzione dall'AVID. Normalmente chi lavora su questi sistemi sa che ormai il file è parte sostanziale del sistema di montaggio, però i due mondi erano separati. Per noi si trattava di fare una grande formazione a questo punto di tutta l'azienda, e abbiamo formato 220 giornalisti, 530 produttivi, sto parlando di 750 persone in 2 anni. Sono state 26.250 ore di formazione su 3 postazioni, Roma, Milano 2 e Cologno Monzese. Siamo riusciti a fare un modulo diverso. Cioè non abbiamo levato nessuno dalla produzione, grazie al sindacato e ai direttori questa volta completamente coinvolti in questa vicenda, sono stati organizzati corsi di 1 settimana che man mano tornavano poi in produzione sui nuovi sistemi e che venivano seguiti da un tutoraggio, un babysitting anche sul posto di lavoro successivo. Questo ci ha consentito di non usare nessuna sostituzione, ma di fare in modo che quelli già precedentemente addestrati
attestassero gli altri, c'è un processo di autoformazione, non sarebbe stato possibile senza l'accordo con il sindacato e senza la disponibilità dei direttori. Però vi voglio dire una cosa, perché l'abbiamo fatto? Soltanto un dato. Noi siamo passati in questi due anni da 1800 ore di prodotto news dentro l'azienda Mediaset, in titolarità delle testate giornalistiche, a 9000 ore di prodotto. In questo caso l'abbiamo fatti durante la crisi. Abbiamo aumentato nel corso di due anni, tre anni, diciamo, se lo datiamo a prima del 2010 e adesso, abbiamo aumentato la produttività del mondo delle news da 1800 ore a 9000 ore. Questo ha incrementato moltissimo l'occupazione, perché mentre nelle redazioni non c'è stato le sostituzioni che vi dicevo, ci siamo candidati a fornire materiale filmato, montato, eccetera, per intere zone di contenitore, cioè mattino 5, pomeriggio 5, la parte editoriale è delle news e su quella parte abbiamo assunto, prima con contratti a tempi determinati e poi man mano sempre confermandoli, parecchie persone. Sono entrate almeno un'altra quarantina di giornalisti. Per completare l'opera ci manca adesso la formazione di 90 giornalisti su Roma e lo sport, che invece è a Milano, perché su Roma e sullo sport sono necessari due nuovi server. Allora, mentre l'investimento produttivo di questi anni è stato di 8 milioni di euro, ma abbiamo usato per i non produttivi anche i fondi europei e li abbiamo usati per primi, ancora prima che ci fosse la legge, perché erano a disposizione, perché erano nostri, li avevamo versati, come tutte le aziende, nel corso degli anni, e adesso servirebbero ancora 6 milioni, investirli ora, bisogna aspettare che ci siano momenti favorevoli, anche se la formazione dei giornalisti avviene per autoformazione nelle sostituzioni estive e avviene adesso usando l'integrativo aziendale sull'aggiornamento, in realtà però il server per farli produrre a quel modo, per impiantarlo, ha bisogno di un ulteriore investimento che stiamo chiedendo visti i risultati che sono stati raggiunti. Dopo, se volete, perché giustamente sì, tu dici lo spezziamo, ti ho dato certo i dati e poi ne parliamo un attimo se volete. Grazie, non hai avuto tempi televisivi, diciamo, sei andato un po' più però lungo. c'avevo tanti dati. No, è vero, non solo, hai detto anche delle cose che ci piacciono molto, tipo il fatto che le aziende si fanno carico dei tempi, diciamo, certo, per la formazione. Poi nel secondo giro magari ci racconti, sì, ti faccio una proposta, perché se sei disponibile a farla anche fuori. Bravissimo. Dalla tua azienda, la formazione, siamo qui per questo, esatto, perché questo anche ci interessa, insomma. Cioè, mi candido per il modulo informativo per la parte che può riguardare i giornalisti e l'ordine dei giornalisti, anche mettendogli a disposizione la strumentazione, che non può essere solo privatizzata, cioè, deve essere per forza un banco di formazione di tutti. Vabbè, poi noi ne parliamo. Noi ti prendiamo in parola. Intanto passiamo a un'altra figura fondamentale, diciamo, del mondo della formazione, che è quello del direttore, diciamo, il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che di formazione ne sa, perché il Sole 24 Ore pratica la formazione, fa formazione di business soprattutto, anche all'esterno dell'azienda e anche a figure non giornalistiche, ma a noi interessa sapere se la fa ai colleghi giornalisti e se il Sole 24 Ore può diventare anch'esso un soggetto che si accredita con l'ordine e possa fare la formazione per chi non è giornalista del Sole 24 Ore ma ha bisogno di essere formato. Sì, intanto grazie. Io voglio, vi racconto una piccola esperienza personale dalla quale si può capire qual è il ruolo che attualmente svolge il Sole 24 Ore e quello che potenzialmente può ancora di più svolgere nella formazione e in un certo modo di fare informazione. Allora, io ricordo quasi 20 anni fa fui assunto per la prima volta a Sole 24 Ore e fui assunto a Milano, venivo da un periodo di disoccupazione e ricordo che, lo voglio dire proprio perché dà l'idea di cosa può essere fare davvero formazione ogni giorno, e ricordo che il primo mese di lavoro, soprattutto io stavo all'Economia Italiana, io ebbi un qualche, come dire, non solo qualche perplessità, perché notavo come avveniva, diciamo, il lavoro, cioè fui assunto come capo servizio, arrivavano tutte le agenzie, quindi a un certo punto tocco a me di dividerle e io dividevo l'agenzia, per esempio, del commercio e la davo a un collega che seguiva il commercio, l'agenzia della chimica e le davo a un altro collega che seguiva la chimica, le agenzie della moda le davo a un altro collega che seguiva la moda e così via.
Quello che notai, avendo cominciato a fare giornalista molto presto, avendo lavorato in vari giornali, che di solito il giornalista è molto curioso, per cui la prima cosa che tu fai è che vai al giornale, ti colleghi e vedi un po' cosa accade nel mondo. Tant'è vero che diciamo, una delle, come dire, dei piccoli privilegi di questa professione è quello di essere informato in tempo reale su ciò che avviene nel mondo. Io notavo che questa sensibilità non c'era e che tutti erano concentrati sulla verifica di quella singola notizia. Questo mi creò un minimo di disorientamento, perché mi sembrava che ci fosse un tasso debole di giornalismo. In realtà, dopo un mese, due mesi, capii che questa era la forza esclusiva del Sole 24 Ore, cioè un giornalista che segue da 20 anni la chimica, ma a sua volta diventando esperto non solo della chimica in generale, ma di quella che può essere la chimica di base, la chimica di specialità, è qualcosa che va oltre il giornalismo generalista ed è diciamo, sicuramente più competente del suo direttore, che deve rivolgersi a questo giornalista per capire che cosa significa quella notizia. Questo io ho detto sempre che, e poi mi sono innamorato di questo modo di fare giornalismo, e dicevo sempre che ero ancora capo servizio, poi capo redattore del Corriere Italiano, che quando partecipavo alle riunioni di redazione, inutile che sto a fare nomi perché magari è antipatico, mi sembrava di andare a scuola, o al liceo o all'università. Quindi ogni riunione di redazione per me era un motivo di apprendimento, cioè nel senso che io era così, per me molto importante poter fare una semplice domanda sulle entrate fiscali, sulle uscite correnti, e avere una risposta in tempo reale su tutti i temi affrontati. Ma ovviamente a quella singola risposta doveva rispondere l'esperto di quella singola materia. Quindi credo che questo sia lo spirito di come il Sole 24 Ore ha vissuto nella sua storia professionale, prima della legge, la formazione continua, e devo dire che questo è lo spirito che alimenta il progetto editoriale che oggi abbiamo, il Sole 24 Ore. Devo dire con onestà, se dovessi dire che cos'è che dà l'idea fino in fondo del modo di fare formazione del Sole 24 Ore, io citerei la banca dati. Perché la banca dati del Sole 24 Ore ne custodisce un po' l'intera storia professionale, quindi ne è a suo modo l'anima e il cuore, perché tu attraverso quella banca dati, partendo dall'oggi, puoi capire che cosa è successo nell'industria agroalimentare italiana negli ultimi 30 anni, 40 anni, e difficilmente, come dire, sbagli. Cioè, c'è un margine di errore, perché tutti possiamo sbagliare, ma è un margine di errore limitato. Devo anche dire per onestà che quando io poi ho lasciato il Sole 24 Ore, che ero da vice direttore della redazione romana, sono andato a DG Messaggero, poi sono tornato dopo un certo numero di anni, 5 anni e mezzo, 6, e devo dire che la prima cosa che ho detto nel primo fondo che feci, disse tornare all'antico, che non c'è nulla di più nuovo che tornare all'antico, perché ho ritenuto, me lo chiedevano tutti, che la cosa che per prima dovevamo fare noi con urgenza era quella di tornare a studiare, perché il Sole 24 Ore aveva vissuto una stagione più lunga di quello che noi immaginiamo, di disorientamento rispetto a questa missione, e io avevo notato, per quella che era la mia storia, l'assenza di alcuni punti di riferimento fondamentali del nostro modo di fare informazione, proprio come informazione specialistica. Se tu non hai più la pagina del mercato dei capitali, non hai più la pagina del lavoro, non hai più la pagina dell'agricoltura, dei media, non hai più quello che connota e rende riconoscibile un certo modo di fare informazione, tu stai, come dire, pericolosamente alterando i tratti costitutivi del tuo modo di fare informazione, e quindi stai pericolosamente uscendo dalla tua mission editoriale. Noi questo lavoro l'abbiamo fatto con grande forza in questi 2 anni, vivendo, come dire, una stagione che è tra le più complicate, come è noto a tutti. Noi viviamo una crisi globale che era finanziaria, gli eccessi della finanza speculativa hanno prodotto una crisi dell'economia reale. Potremmo dire che, per certi versi, senza enfasi, che stiamo vivendo una stagione segnata da una specie di terza guerra mondiale. La crisi è mondiale, la guerra è mondiale,
ma non tutti i paesi pagano questa guerra allo stesso modo. Purtroppo, e questo è il problema delle risorse di cui si parlava prima, purtroppo ci sono alcuni paesi che pagano questa guerra mondiale più di altri, e questi paesi sono la Grecia, la Spagna e l'Italia. Io credo che questo, approfitto anche se qui siamo in una sede tecnica come discussione, però lo noto veramente con preoccupazione, anche nel nostro modo di fare informazione, questa distanza siderale dalla realtà, cioè questa attenzione continua per quello che io chiamo un genere secondo me superato del giornalismo, cioè il retroscena. Il problema di retroscena esiste se io scavo per trovare la scena e per trovare la notizia. Non c'è bisogno di scavare molto, noi ogni giorno pubblichiamo il contatore della crisi e a me ha sbalordito veramente che ogni giorno il numero delle aziende che chiudono aumenta significativamente. Noi abbiamo, c'è stato questo convegno 2 settimane fa più o meno a Torino, dove si parlava che ogni giorno negli ultimi mesi avevano chiuso 41 aziende manifatturiere, sono esclusi gli esercizi commerciali. Noi dalla stessa fonte, Cerved, abbiamo chiesto ogni giorno il dato aggiornato, se voi potete notare che questo numero è cresciuto almeno del 50%. Abbiamo giorni che ne chiudono 92, giorni che ne chiudono 60, giorni che ne chiudono 70. Io, tutti ricorderete che abbiamo fatto un titolo abbastanza che è rimasto, insomma, che tutti ricordano, siamo fatte presto. Io ho sempre detto che nel novembre 2011 quel titolo esprimeva il rigore algebrico del Sole 24 Ore, perché tutti guardavano lo spread 5,75, il tassi a 10 anni oltre il 7%, cioè qualcosa di sostenibile per un periodo limitato, ma nessuno si occupava di vedere che sul mercato secondario i titoli a breve termine dello Stato italiano, il bot a un anno, a 2 anni, venivano scambiati a dei rendimenti ancora superiori. Quando c'è l'inversione della curva dei rendimenti vuol dire che ha torto ragione, secondo me ha torto rispetto ai fondamentali dell'economia, i mercati scommettevano su una insolvenza di questo paese, quindi noi correvamo veramente un rischio capitale che era il combinato disposto di una, dell'assenza di un salva euro, di una crisi di governo e di una crisi di credibilità e di decoro di chi rappresentava il governo in quel momento. Il combinato disposto di tutti questi tre elementi determinava un rischio capitale, quindi penso che un giornale come il Sole 24 Ore, che affonda le sue radici e che deve fare l'esame ogni giorno per, come dire, perché questa competenza, che ovviamente qualche volta vacilla, viene messa alla prova dalla capacità di fare un prodotto all'altezza di questa analisi, si è assunto la responsabilità di fare quel titolo, fate presto. Bene, hanno fatto prestissimo, hanno fatto un nuovo governo, abbiamo evitato la crisi finanziaria, in termini di credibilità abbiamo recuperato, però purtroppo è inutile fare il confronto, perché se andiamo a vedere i rendimenti di oggi sono proprio nemmeno comparabili, gli ultimi dati sono addirittura migliori, tra i migliori dall'avvento dell'euro, però il punto è che dopo un certo periodo di, diciamo, di buon governo, l'esperienza del governo Monti ha dimostrato una serie di incapacità sul lato di attenzione e di capacità di risposta ai problemi crescenti dell'economia reale, della disuguaglianza e del lavoro. Quindi noi viviamo un momento veramente, veramente difficile, per certi versi più complicato di quello del novembre del 2011, perché un numero, io credo che, avendolo vissuto per esperienza personale, questa breve stagione di disoccupazione, so cosa significa, e credo che siano un po', abbiamo un grande problema che riguarda il lavoro giovanile, un problema enorme, un problema aggravato dalla riforma Fornero sulla flessibilità in entrata, dove si sono messi una serie di vincoli, sono aumentati i contributi in una fase di recessione, questo non ha aperto le porte dei contratti a tempo determinato, ma ha aperto le porte della disoccupazione, e in questo momento le paure da singole diventano contagiose e un clima di paura contagiose determina un clima generale di sfiducia e quindi aggrava la crisi della domanda interna. Bene, non voglio divagare, però volevo semplicemente dire che nel nostro modo di fare informazione ci deve essere la capacità di guardare ai fatti che accadono con un occhio che toglie tutta quella che io chiamo la fuffa e cerca di, come dire, esprimere e di far riconoscere la sostanza degli avvenimenti, cioè ciò che incide nella vita delle persone, nella famiglia, nelle imprese,
nel mondo del lavoro in genere, nel mondo della produzione e della finanza. Perché questo si realizzi, e qui secondo me è importante che finalmente ci sia una legge, quindi come direttore non solo la condivido questa legge, ma e non solo la ritengo qualcosa in più di un'opportunità, perché è veramente decisivo investire su quelle che sono le ragioni più profonde del nostro modo di fare informazione. È evidente che Sole 24 Ore da questo punto di vista è un unicum, nel senso che ha un bagaglio di riconoscibilità e di ancoraggio editoriale differente dai giornali generalisti. Però io credo che in genere la formazione, chiamiamola continua o non continua, ma significa semplicemente la capacità di mettersi in discussione e di studiare sui contenuti. Per la verità la legge dell'ordine parla anche molto proprio dei cambiamenti, quindi cioè di studiare dal punto di vista dell'innovazione, dei processi, del modo di fare informazione, dal punto di vista delle leggi, dal punto di vista della deontologia, da un punto di vista più complesso. Però io credo che la radice numero uno del nostro modo di fare informazione al Sole 24 Ore, ed è vero che noi facciamo formazione non solo per i giornalisti, ma forse è giusto che si cominci con il Sole 24 Ore, adesso abbiamo corsi di giornalismo economico, ma abbiamo corsi di ogni genere per chi fa finanza, non è rilevante adesso qui entrare in questo dettaglio, posso dire però con serenità che è giusto che noi ci facciamo carico anche in una difficoltà profonda di risorse, perché cioè, qui bisogna capirlo una volta per tutte, se ci rendiamo conto che la crisi della domanda interna italiana è una crisi così violenta che non accenna a diminuire, da qui l'esigenza di garantire qualcuno che si comincia a occupare del problema numero uno, perché questo è il problema dell'Italia in questo momento, il problema che tocca le persone, giovani, quarantenni, cioè troppi quarantenni, cinquantenni vanno a letto la sera con un lavoro, si svegliano la mattina senza quel lavoro e senza la speranza di trovare un nuovo lavoro. Questo è il problema dell'Italia di oggi, è un problema che si deve affrontare in Italia e in Europa. Quindi poi si può continuare ad appassionarsi a qualunque forma di polemica, più si alzano i toni, più ci si dimentica del problema, se invece si recupera una radice di fare informazione che riflette questo disegno che io ho detto editoriale, forse si recuperano anche le radici più nobili del nostro modo di fare informazione. Quindi io credo che da questo punto di vista l'adesione a questa scommessa editoriale da parte del Sole 24 Ore è totale e credo che possa essere un impegno sul quale insieme a più soggetti si possa e si debba investire. Grazie. Ringrazio Roberto Napolitano. Anche perché ha allargato lo scenario e è entrato dentro i morsi di questa crisi che colpisce soprattutto le giovani generazioni. Un fenomeno terribile nel mondo del giornalismo, dove appunto noi abbiamo tantissimi giovani e non più giovani, perché insomma a 40 anni si comincia ad essere dei giovani attempati, che hanno una difficoltà terribile a entrare nel mondo del lavoro o che ne vengono espulsi dopo qualche contratto a termine. E questo chiama in casa il ruolo del sindacato. Franco Siddi è da anni al timone del sindacato dei giornalisti e oggi è impegnato nell'inizio di una discussione per il nuovo contrattuale, nel quale sicuramente il tema dell'innovazione e delle nuove figure professionali è uno dei quattro punti su cui l'FNSI ha chiesto alla Federazione degli Editori il confronto. Franco, il tema della formazione è un tema centrale in questa situazione e noi abbiamo già un fondo interprofessionale fra FNSI ed editori. A che punto è l'utilizzazione di quel fondo? Cioè, quali sono le possibilità che la formazione divenga davvero uno strumento che crei anche nuove opportunità di occupazione? Sì, belle domande, breve, perché c'è anche un secondo giro. Ah, sì, ho capito. Sì, perché sinora il moderatore del dibattito ha fatto una pessima figura perché gli oratori vanno un po' lunghi. Cercherò, io sono purtroppo uno che si lascia andare, ma siccome credo bisogna mettere alcuni puntini anche su qualche, come al solito, credo che mi toccherà
senza dilungarmi, dire alcune cose. Dopo, so bene il lavoro che state facendo, Stefano, Chiara, te, Giancarlo, nell'ordine, per adempiere agli obblighi della legge, del decreto legislativo dell'anno scorso, perché credo che bisogna fare due ragionamenti per quanto questo appaia un po' tecnico adesso. Il primo è quello della formazione continua obbligatoria, che nasce appunto da quanto disposto dal decreto legislativo dell'anno scorso, del 7 agosto mi pare dell'anno scorso, del Ministro della Giustizia, che facendo una riforma generale per gli ordini ha coinvolto quindi anche il nostro ordine, stabilito che gli iscritti agli ordini devono fare formazione continua e devono essere, e questa deve essere certificata dall'ordine, pena un illecito disciplinare a carico dell'iscritto. Bisogna dirle queste cose per spiegare e capire dove siamo e cosa possiamo fare. E dall'altra parte abbiamo il problema invece permanente della formazione, dell'aggiornamento, dell'arricchimento professionale, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista culturale, che è un'esigenza dei giornalisti e delle imprese riconosciuta da tempo, anche bilateralmente. Nell'ultimo contratto, 4 anni fa, lo riconoscemmo questa esigenza. Stabilimmo con gli editori che avremmo fatto un ente bilaterale di formazione professionale finalizzata proprio a quei processi di innovazione, di adeguamento organizzativo, produttivo, innovativo di cui parlava Liguori. Questa attività formalmente non è ancora riuscita a decollare perché c'è un problema, ci sono alcuni problemi di non poco conto che in qualche modo esponeva poc'anzi il direttore Napoletano, il problema delle risorse. Per fare formazione di quel tipo occorrono delle risorse e occorrono delle disponibilità per poter staccare delle persone a fare formazione senza che nel frattempo il lavoro editoriale ne abbia a risentire. All'interno di ciascuna azienda si trovano poi spesso delle modalità di gestione di questi processi, se questa formazione viene fatta con uno scopo specifico dell'azienda. Mediaset ce l'ha detto, l'hanno fatto altre aziende quando hanno fatto innovazioni tecnologiche, ma noi dobbiamo guardare da oltre e abbiamo bisogno di mettere in cantiere, io credo, un progetto complessivo, uno che risponda agli obblighi di legge e che non può che vedere protagonista soprattutto l'ordine, e l'altro che veda invece un progetto formativo ricorrente dedicato alle opportunità del lavoro, il lavoro che c'è e cambia e ha bisogno di protagonisti capaci di non perderlo e di poterlo afferrare ed essere protagonisti, il lavoro nuovo nel quale possono entrare e devono entrare le nuove generazioni diventandone protagoniste, attraverso appunto una acquisizione di conoscenze che siano non solo culturali aggiornate ma siano giuridiche tipiche della formazione deontologica, ma siano anche tecniche e organizzative produttive. E su questo terreno abbiamo una legislazione concorrente che non ci aiuta, abbiamo una confusione, diciamo così, d'ordine, dovrei dire, dovremmo dare proprio un contrordine alla vicenda invocare che si faccia ordine su questa questione, come su tutte le questioni che riguardano la nostra formazione, la nostra professione, e che, parentesi, richiedono sempre una riforma generale del sistema ordinistico che noi abbiamo. Però questo lo lascio in questo momento da parte. Fare ordine cosa significa? Significa che dobbiamo chiarire bene tra di noi, nell'ambito dei ruoli e delle competenze che ciascuno di noi ha, nella produzione, nel lavoro, il sindacato, le imprese, nella organizzazione dell'albo, nella tenuta dell'albo e della verifica puntuale del rispetto dei titoli professionali, che devono essere soprattutto deontologici, mirati a garantire la qualità dell'informazione, la responsabilità dell'informazione, l'etica dell'informazione, l'ordine deve sviluppare. E su questo probabilmente c'è stato poco dialogo in questi anni, abbiamo aumentato la confusione che è originata nelle leggi. E se ciascuno vuol fare il mestiere dell'altro non ci intendiamo. Se c'è una materia contrattuale è evidente che quella è sindacale e segue il filone sul piano giuridico dei ministeri del lavoro, dell'economia, delle direttive europee sulla formazione. Se c'è una questione di carattere, diciamo così, giurisdizionale,
formativo essenziale sulla natura, sui principi fondamentali della professione non può che essere ordinistica. Se su questo si ristabiliscono, diciamo così, le chiarezze necessarie, io credo la formazione possa diventare un asse, diciamo così, totalizzante dell'impegno della categoria, direi alla francese della professione. I francesi non amano parlare di categoria, ma per dire della professione. Allora, questo cosa richiede? Richiede però fare i conti con la realtà. La realtà che viviamo è la realtà della crisi del paese che dobbiamo raccontare, giustamente ci dicevano sia Liguori ma adesso soprattutto Napolitano, cercando non fermarci al retroscena ma di capire se c'è la scena e se siamo in grado di portarla in primo piano con tutti i problemi e le prospettive di soluzione dei problemi. E dall'altra parte abbiamo bisogno di fare i conti con una realtà di crisi che investe pesantemente il nostro mondo, pesantissimamente. Oramai anche tra di noi si comincia, ahimè, purtroppo a morire per crisi da lavoro. Non voglio strumentalizzare, non amo queste cose, non vorremmo quasi parlarne, ma il suicidio di un collega professionista che aveva raggiunto livelli importanti nella sua carriera professionale retributiva, nella sua condizione economica, e che all'improvviso si è visto crollare tutto insieme ad altri problemi diretti che investivano le sue relazioni anche umane, l'ha portato nel combinato delle due cose, insomma, a togliersi la vita. E di questi casi ne vediamo tanti, quindi abbiamo i giovani che non entrano, che non riescono a entrare al lavoro perché c'è una crisi, e gli anziani, non anziani, a 50 anni che si trovano improvvisamente con una posizione che crolla o con un lavoro che può sparire o, bene andando, la cassa integrazione o la solidarietà, il contratto di solidarietà. Capita al Sole, dice la solidarietà, capiterà fra pochi giorni alla Mondadori che metterà in via di uscita 86 colleghi su 325, capiterà a Corriere della Sera di cui ho detto, capita in tante testate minori per la gran parte dei cittadini sconosciute, dove però ci sono quote di lavoro importanti che non riescono più a soddisfare la praticabilità, l'esercizio di questo lavoro che sia anche fonte di reddito per le persone. In questa condizione la formazione continua obbligatoria rischia di essere addirittura un problema, perché ci sono due problemi: chi la paga e perché cosa la faccio. Chi la paga, mi pare che sia una domanda che pone anche l'ordine, che mi ha chiesto, chiedeva anche a me, ma gli editori sono disponibili a pagare? È difficile dirlo, in teoria sono sempre disponibili, poi in pratica quando ciascuno guarda i propri conti ha grossi problemi, per cui l'ente bilaterale per esempio da noi non è partito, oltre che per ragioni burocratiche e rapporti con i ministeri, l'Unione Europea eccetera, la difficoltà proprio burocratica e gestionale, per il fatto che pur avendo in teoria un fondo, di cui ci andava Giancarlo Ghirra, interprofessionale, in quanto tra le aliquote diversamenti che vengono fatti c'è una quota minima che andrebbe destinata alla formazione, poiché non si è fatta, quei soldi per fortuna rimangono nell'ambito della previdenza, e in un momento di crisi come questo, in cui solo in questi 4 mesi andiamo a perdere circa 300 posti di lavoro, 300 contribuzioni che vengono a mancare, un introito per la previdenza che viene a ridursi pesantemente, quasi quasi che non ci sia quell'attività che è fondamentale, nell'immediato è persino positivo. Invece negativo in una visione strategica, però i conti bisogna farli, i conti si fanno con queste risorse. Le singole imprese hanno tutte difficoltà, denunciano tutti i conti negativi, potremmo dire che per anni hanno forse registrato male i loro conti, ne hanno approfittato nei tempi delle vacche grasse, non hanno messo riserve sufficienti per il futuro, non hanno investito sufficientemente e gradatamente nell'innovazione eccetera eccetera, tutto quello che vogliamo, ma non ce la fanno. L'occupazione stabile, tradizionale andrà a ridursi mediamente del 30%, allora qui è veramente difficile trovare le risorse. Le risorse stiamo cercando sul piano contrattuale, utilizzando quello strumento, di trovarle dove? Bussando all'Europa e bussando ai ministeri del lavoro e alle regioni.
cosa che comporta qualche volta qualche rischio, quindi dovremmo sporcarci un po' le mani, cercando di stare attenti a non sporcarcela al punto tale da finire anche noi in fenomeni di degrado che abbiamo visto nell'ambito della formazione in Italia. E questo è il rischio più grande, che non bisogna correre quando bisogna fare progetti con le regioni, eccetera. Quindi bisogna avere molta trasparenza, molta serietà, molta correttezza. Credo che occorrerà sviluppare e verificare le possibilità di accordi con istituti qualificati già esistenti, convenzioni ad hoc, anche con aziende che fanno attività professionali ad hoc, ne fa il sole, ne avete accennato, ma c'è un problema. Per i lavoratori dipendenti, in teoria, attraverso il contratto, possiamo trovare la strada. Perché la strada si trova, se c'è nel contratto vorrà dire che le si organizzeranno per garantire la partecipazione alla formazione o per organizzarla insieme, datori di lavoro e lavoratori, come prevede la legge da questo punto di vista, e per consentire la partecipazione ai corsi appunti che, a cui l'ordine deve invece fare riferimento. Materia che dovrà essere in qualche modo considerata evidentemente nel negoziato contrattuale. Se il negoziato contrattuale non la considera, non sarà facile ottenere i permessi per partecipare, per esempio, bisogna parlare di cose molto concrete, ai corsi. Ma è tutti coloro che sono in attesa di lavoro, che sono freelance, che sono precari a vita, ecco, come gli assicuriamo la formazione? Ecco, qui probabilmente con l'ordine può svolgere un ruolo enorme, perché essendo l'organismo giurisdizionale al quale tutti sono obbligati a iscriversi, pagando, ahimè, una quota che di fatto è una tassa in qualche modo, un'imposta, altrimenti, perché se non la paghi ti arriva il procedimento disciplinare, può destinare delle risorse per fare questo, probabilmente. Ma dobbiamo andare sui due livelli, insomma, intendo dire, da una parte cercando di stare all'arricchimento della qualità professionale, con un aggiornamento sui principi, sulle regole, sulla giurisprudenza, sui cambiamenti istituzionali e così via, e dall'altra parte una formazione per il lavoro. E ne approfitto di questa riunione importante oggi qua, sì, per dire che mentre nasce un nuovo governo, accanto a questo tema noi poniamo un tema decisivo, quello di un nuovo welfare attivo per il lavoro, nel quale la formazione sia uno dei canali della riforma dell'editoria indispensabile per favorire, per rallentare l'espulsione anticipata di giornalisti capaci, esperti da lavoro, e per favorire l'ingresso di nuove energie con un carattere di qualificazione alta, come richiede la sfida del tempo che viviamo, in cui occorre distinguere il giornalismo professionale dal giornalismo, diciamo così, di strada, in qualche modo. Si devono integrare, ma al giornalista professionale spetta un lavoro in più, quella verifica di cui parlava prima, per esempio, Napolitano. E queste sono esigenze che si possono fare anche con pochi soldi, se si vuole. Ho detto di recente, bastano 30 milioni all'anno per 3-4 anni per rimettere in moto questo settore. E se l'informazione è un bene fondamentale per la qualità della vita democratica del nostro paese, se ne deve dedurre che l'industria dell'informazione sia un'industria strategica. Se questo paese questo non, come dire, considera, farà, come dire, un risultato comunque negativo, qualunque sia l'accordo politico che farà mettere in campo un nuovo governo. Quindi noi questo lo diciamo nel momento in cui stiamo aprendo una trattativa contrattuale che di fatto sarebbe altrimenti impraticabile. Senza queste premesse, altro che contratto. Se domani devo andare a trattare 86 uscite, sia pure dal lavoro dalla Mondadori, e fra un mese 70 più 100 nel gruppo RCS, capirete bene che i problemi sono di non poco conto ed è difficile quagliare il tutto. La formazione tuttavia è una risorsa fondamentale che dobbiamo prendere in mano noi gli editori, e per la parte sua all'ordine, con grande serietà, con grande serenità, cercando di capire che se ciascuno fa bene il proprio compito, cioè il compito per il quale è nato, l'ordine, ripeto, è un organismo di legge obbligatorio dove tutti ci devono essere, il sindacato è una forza sociale dove ci si associa, si partecipa per organizzare il lavoro e per tutelare i diritti del lavoro, le imprese, ecco, promuovono l'attività produttiva e accolgono il lavoro, si hanno le risorse per farlo, e il sindacato ha il dovere, con tutta la categoria, di fare in modo che queste siano utilizzate soprattutto per promuovere lavoro e qualità dell'informazione. Grazie Franco. Dal discorso del segretario della Federazione della Stampa emergono delle importanti, diciamo, conferme. Intanto l'esigenza che nei ruoli distinti ordine e sindacato, diciamo, vadano sulla stessa strada, che è quella dell'interesse dei colleghi, soprattutto in questo momento appunto di poderose trasformazioni. L'ordine certo ha più il compito, diciamo, di lavorare per un giornalismo etico e responsabile,
un giornalismo che appunto sui minori, sugli immigrati, sui grandi temi insomma della civiltà di oggi siano in grado di dare un'informazione corretta, diciamo. Mentre il sindacato giustamente sta attento agli equilibri dell'occupazione e dello sviluppo dei posti di lavoro. Ma un ruolo centrale lo giocano le aziende, è un ruolo centralissimo, lo occupa l'azienda che più di tutte in Italia ormai rappresenta il giornalismo, che è la RAI. La RAI ha 1.750 dei 20.000 giornalisti contrattualizzati italiani. Quindi a 17.500. Ecco, se sono scesi a 17.500 e la RAI a 1.750, la RAI, un giornalista su 10 in Italia è un giornalista RAI. Quindi questa azienda, diciamo, ha sulle sue spalle un'enorme responsabilità. L'ha sempre avuta in verità, perché la RAI è sempre stata la più importante azienda culturale di questo paese complessivamente. Diciamo che ha vissuto anche anni in cui la formazione era centrale nella sua attività, sino a qualche anno fa la RAI, oltre ad avere la scuola di Perugia per i giovani giornalisti insieme all'Ordine, aveva anche, come dire, un suo apparato di formazione interna. La RAI poi ha vissuto dei momenti, come dire, anche di declino aziendalmente, ma il direttore Luigi Gubitosi ha esordito nella sua attività e ha confermato questa scelta sulla via dell'innovazione e del cambiamento e dell'apertura, diciamo, anche ai giovani. Ora, direttore, voi riprenderete la vostra strada di grande centro di formazione anche dei giovani giornalisti e aprirete addirittura, appunto, come diceva Sidney, anche a chi come i freelance, eccetera, non ha l'opportunità di una formazione aziendale, ma ha bisogno di una buona formazione. Ma io sono sempre stato convinto che le aziende, se non investono, se non crescono, prima o poi muoiono. E quindi, magari con una lenta agonia, però non c'è futuro senza investimento, senza innovazione, e evidentemente la formazione non è altro che un investimento nelle persone. Quindi è vero quello che ha detto, che negli ultimi anni la RAI si era un po' distratta, purtroppo non abbiamo avuto un Paolo Liguori in RAI che in qualche modo facesse da trade union tra i due mondi e si dedicasse alla formazione con grande entusiasmo, e quindi negli ultimi anni non è stato dato grande attenzione al tema formativo. Evidentemente un'eccezione positiva è stata la scuola di Perugia, che peraltro anch'essa va rafforzata. Io credo che è centrale il nostro piano industriale, appunto, che abbiamo presentato al Consiglio, approvato, adesso stiamo presentando ai sindacati. Evidentemente è centrale l'investimento, per cui la RAI sta facendo un grandissimo investimento in tecnologia, era rimasta indietro, dovrebbe recuperare e ritornare all'avanguardia nei prossimi 3 anni. Evidentemente c'è un grande interesse anche alla formazione. Ora ben venga un decreto che lo in qualche modo lo sancisce, però a prescindere dal decreto credo che la formazione per noi è estremamente importante, sia tecnica, perché stiamo passando un po' in ritardo, come si ricordava, perché si era iniziato molto presto ma poi si è fermato, stiamo passando interamente al digitale, quindi questo implica un nuovo modo di lavorare, ma evidentemente non basta la formazione tecnica. Evidentemente giornalisti, io credo che ci serva anche una formazione che per mancanza di termini impropri, li chiamerò umanistiche, ma non mi riferisco evidentemente al latino e greco. La RAI anche non ha assunto giovani giornalisti da molti anni, perché per una serie di accordi, diciamo, che non hanno avuto un effetto necessariamente positivo, si è limitata negli ultimi anni, credo dal 2007 al 2008, a assumere da un bacino dei precari. Evidentemente è giusto per quanto riguarda la stabilizzazione, perché il precariato è o i tempi determinati, come vengono chiamati con un eufemismo, è comunque un concetto sbagliato, perché dà un senso di instabilità alle persone, quindi anche dal punto di vista dell'azienda è sbagliato, perché si lavora peggio in queste condizioni psicologiche. Ecco.
Detto questo, appunto, potendo solo assumere persone che ci hanno, aspettano stabilizzazione per molti anni, non assunto giovani. Adesso stiamo completando un piano di pensionamenti interamente a carico dell'azienda, quindi senza fondi pubblici, e, su cui già c'è stata l'adesione volontaria di 400 dipendenti, di cui un centinaio giornalisti. Intendiamo arrivare a 600 con evidentemente accordi con le organizzazioni sindacali, sempre persone che hanno i requisiti per la pensione, come dicevo prima, e questo porterà alla possibilità di assumere finalmente anche le giovani, perché l'età anagrafica della RAI è molto elevata rispetto alle altre aziende editoriali. Noi abbiamo oltre 2/3 dei giornalisti sopra i 50 anni, e credo 270 circa oltre i 60. Abbiamo un 4% dei giornalisti sotto i 40 anni e credo quasi nessuno sotto i 30. Quindi capite che l'anagrafe è molto sbilanciata. Questo vuol dire sia che bisogna appunto preparare la possibilità finalmente di concorsi che non si fanno da molti anni, e questo pone anche un problema, vuol dire che chi è un giornalista? Cioè, come si stabilisce chi è che ha diritto di accesso? Perché l'ordine, devo dire, se mi posso permettere di fare una critica da uno che è arrivato recentemente in questo settore, è stata un po' ampia nella definizione di giornalista. Abbiamo delle cause con dei colleghi che fanno annunci e sono stati riconosciuti come giornalisti, evidentemente. Quindi capire se una persona che fa 2 anni di formazione in una scuola deve avere le stesse caratteristiche di qualcuno che magari non ha mai fatto giornalismo attivo, questo è un tema importante. Quindi dovremo stabilire con l'USIGRAI, evidentemente, quali sono i criteri con cui assumeremo i giornalisti. È un tema molto importante. Cioè, chi è un giornalista e che formazione gli vogliamo dare? E questo, come dicevo, non è solo la formazione tecnica, anche perché nelle scuole già imparano a montare, vuol dire anche formazione economica, formazione appunto su come si formano i servizi, su come si creano, formazione editoriale, anche formazione etica. E la formazione non può essere solamente data all'inizio della carriera. Io vengo da settori dove c'è una formazione permanente a qualunque livello, e questo deve essere insito, anche deve diventare normale anche nel giornalismo. In vari momenti della tua carriera devi fare formazione, ecco, dove ci deve essere anche un po' di scuola dell'obbligo, non può essere solamente lasciato alla volontà del singolo, perché altrimenti il singolo che non lo fa poi si trova che arriva a un certo punto della sua carriera dove è obsoleto tecnologicamente oppure da un punto di vista di conoscenza del mondo esterno, specie se è monoazienda, e quindi non cambiando resta in qualche modo esposto a una sola cultura, che è quella della sua azienda o addirittura del suo giornale, se non c'è. E noi cercheremo anche di aumentare la mobilità interaziendale, quindi spostamenti da una testata all'altra e da appunto da un mezzo all'altro, quindi non solo tra i vari TG, ma anche dalla radio al video e viceversa. E quindi diventa importante allargare la mente attraverso formazione. Quindi nel peggior anno degli ultimi, evidentemente la RAI sta stanziando cifre importanti, la spesa per formazione più che raddoppia a livello di piano. E ovviamente se c'è qualcosa che organizzeranno gli ordini con cui si può collaborare, magari aprire anche a terzi, fare delle cose insieme, ben vengano. Credo che ci sia assoluta disponibilità a lavorare insieme. Però appunto l'investimento nelle risorse umane non è semplicemente uno slogan, ma deve essere una realtà. Essendo un'azienda di servizi dobbiamo riportare le persone al centro dell'azienda. Quindi curarle di più e anche vincere quella che potrà essere sicuramente la resistenza magari di qualche direttore che non vorrà che la gente si distrae, tra virgolette, per fare formazione, eccetera, ma dovrà diventare un obbligatorio. Io credo che come si trovano le risorse per fare cose essenziali, appunto, andrà considerata come una cosa essenziale, quindi data priorità, per cui magari venderemo un immobile in più o faremo un programma in meno, ma credo che si spenderà sicuramente in formazione. Grazie. Noi siamo molto contenti quando sentiamo parlare di nuove assunzioni e di formazione. E direi che il tema unificante, diciamo, di questo nostro incontro è, come dire, il rifiuto della conservazione, cioè tutti accettiamo la sfida dell'innovazione. L'ordine come l'abbiamo conosciuto non ci piace più, va innovato,
le aziende sono disponibili a innovare, la formazione può diventare per tutti una grande sfida. Adesso io proporrei un giro velocissimo, però ecco, siccome se ci fossero delle domande, io mi permetto di destinare le domande ai nostri quattro interlocutori, in modo che tutti e quattro possano essere chiamati in causa, però darei la parola per evitare appunto che ci sia una prevalenza di questo tavolo. C'è qualcuno che ha un microfono o venite qui? Vedo tre mani levate. Sì, sì, facciamo fare le domande e poi faccio da filtro. Grazie. Io sono Tiziana Guerrisi, Next New Media, che è un service giornalistico, quindi faccio parte di quella galassia che viene definita precaria, preferisco dire freelance, ma insomma il senso è quello. Beh, ci sono i freelance e ci sono i precari, sono figure diverse. Sì, no, poi tra l'altro sono stata precaria e poi ho deciso di fare questo, insomma, di aprire. La domanda è legata anche a questo, cioè io ho l'impressione che spesso le realtà più innovative che vediamo, insomma, nel panorama giornalistico italiano siano anche nate fuori dalle redazioni, penso a molte start-up che fanno giornalismo multimediale. Io penso che sarebbe importante portare questo atteggiamento dentro la formazione, da qui mi chiedo se ci siano delle linee guida su quello che sarà la formazione in termini non solo di deontologia ma anche di strumenti, quindi di nuovi media, e dall'altra parte se si sta facendo un ragionamento sull'uniformità di questi criteri, perché pensando all'importanza della formazione e dell'innovazione, io vengo da una scuola di giornalismo, le scuole di giornalismo in questo paese sono molto diverse uno dall'altra. In questo sicuramente anche gli ordini professionali hanno una responsabilità, cioè penso che l'ordine del Lazio non è l'ordine del Piemonte, eccetera. Mi chiedo quindi se c'è un ragionamento sulla necessità di uniformare la formazione in Italia. Grazie. Beh, per quanto riguarda l'ordine, poi darei la parola a Paolo Liguori, che mi sembra il più congruo, diciamo, come su questo tema. Per quanto riguarda l'ordine c'è uno sforzo, sono state fatte delle linee di indirizzo nazionali dal Consiglio nazionale, però non ti nascondo che i 20 consigli regionali hanno una loro autonomia, e perché talvolta è positiva, perché fra le varie regioni vengono tirate fuori, cioè che so io, Perugia è soprattutto figlia di Arianna Cicore, ma è anche figlia dell'ordine dell'Umbria, diciamo, no? Altri ordini hanno altre specializzazioni, altre ricchezze, quindi c'è uno sforzo di uniformarsi, ma non in modo burocratico, diciamo. L'uniformità vuol dire tentare di trovare step sempre più elevati, diciamo, di crescita della qualità dell'informazione. E poi dal punto di vista dell'ordine, formazione significa appunto quella che il direttore Gubitosi diceva, formazione umanistica, noi la chiamiamo formazione professionale, diciamo, cioè insegnare le cose buone del giornalismo italiano, che sono basate sull'etica e la responsabilità verso chi ti legge o chi ti ascolta, diciamo. Questa è la formazione dal punto di vista dell'ordine. Comunque, sul piano invece di quello che tu chiedevi, sul piano della multimedialità e della formazione più avanzata, direi a Paolo Liguori, ma anche a Chiara Longobifano. No, soltanto un momento la parola e poi semmai se vuoi ne parleremo dopo. Come comitato tecnico-scientifico lo sforzo è enorme per rendere uniformi le scuole, abbiamo ritoccato negli ultimi 3 anni nuovamente il quadro di indirizzi, le scuole attualmente sono una decina, quindi sono sempre più centri di eccellenza e cerchiamo davvero, lo sforzo è veramente costante di renderle uniformi. Chiara, le scuole sono 12, erano 20, cioè non per avere un atteggiamento poliziesco, ma quelle che diciamo non rispettano alcuni standard, noi tendiamo a non incoraggiarle e a persino a chiuderle, insomma. Non che questo ci faccia piacere, perché le scuole, voglio dire, la multimedialità oggi non puoi che insegnarla nelle scuole, insomma. O forse Liguori dice che si può insegnare anche nelle aziende. Sentiamo. Sì, secondo me si può fare una cosa un po' insieme e mi piace moltissimo questa domanda e questo convegno di oggi, perché vede unite delle persone secondo me importanti in questo mondo che sono molto omogenee, cioè per esempio sincerità per sincerità, il fatto che adesso alla RAI ci sia come direttore Gubitosi, che è uno che non annuncia enormi cose ma se dice che le aziende muoiono se non investono, mi fa pensare che lui investirà
Napoletano ha parlato della sua esperienza e visione, e c'ha la direzione di una delle più grandi scuole di formazione che esistono in Italia per il pubblico minuto, cioè Enorme Tributi. E voi fate questo Enorme Tributi, che non c'è commercialista italiano che vuole pagare una tassa che non se lo prende, per dire: ecco, ora mi spiegherà il sole come fare. Immaginate che macchine che sono queste. E io sono contento di aver fatto la mia parte. Tu entri nel discorso che in qualche modo mi ha fatto venire in mente Franco. Franco ha detto una cosa importantissima, ha detto: ma chi fa adesso, chi sovrintende alla formazione di quelli che non hanno fondi aziendali per la formazione, e chi sovrintende alla omogeneità, all'armonizzazione, quella che dicevate, tra chi ha un'esperienza multimediale eccezionale perché l'ha fatta col web e le aziende nemmeno se la sognavano, e chi, e però le aziende hanno degli strumenti che questi che hanno questa formazione nemmeno se li sognano. Io vi parlo un attimo anche dell'esperienza e vi dico perché voglio fare una proposta. Noi abbiamo costruito un piccolo modulo, e ne parlavo anche con i colleghi dell'ordine, un piccolo modulo che ormai ha una sua esperienza, e intendo offrirlo all'ordine della Lombardia per quanto riguarda i giornalisti, e lo stiamo già offrendo ad Asso Lombarda per quanto riguarda il personale non giornalistico, un modulo formativo standard. In questo modulo, che abbiamo sperimentato su 220 giornalisti sul totale di 350, ve l'ho spiegato prima, a un certo punto io ho inserito come uditori, ogni volta era un gruppo di 10 giornalisti, e ho inserito come uditori a turno due o tre della scuola. Quindi diciamo la scuola che usiamo come consorzio, che è la scuola dello IULM, si è formata insieme nella stessa settimana, c'erano 10 giornalisti, e qui ci sono i cinquantenni, ci sono i quarantenni, ci sono i capi redattori, ci sono i capi servizio, c'è gente che ha una grande esperienza ma non aveva mai toccato formazione che diamo noi, era sulla spostamento dei contenuti in digitale, tecnologia applicata ai contenuti dell'informazione. Era il sistema Dalet, abbiamo scelto il sistema Dalet perché era un sistema puramente in file. Pensate che è un sistema che nasce dalla radio, e i colleghi del 24 ore qui lo conoscono benissimo perché è il sistema che usa Radio 24, nasce, viene inventato dalla radio, è stato adottato e sta dilagando a raggiera su tutte le televisioni del mondo, purché siano televisioni molto aperte. Noi siamo una televisione free, pubblica privata, ma free, aperta a tutti, gratuita. Le televisioni a pagamento, con soprattutto anglosassoni, con modalità di controllo della qualità, di standard della qualità, usano preferibilmente l'Avid. L'Avid è un sistema chiuso, l'Avid è un sistema, dialoghi con Avid secondo le innovazioni che Avid vuole, e perché è grande spesso più delle nostre aziende. Noi abbiamo un sistema, parlo qui con gente che magari sta sui siti, conosce bene le cose che dico, vedo che molti annuiscono perché sanno la differenza, non è puramente tecnologica, è una differenza di fruibilità e di flessibilità dei contenuti. Noi abbiamo, girando per il mondo, alla fine la scelta è caduta su un sistema di puro file, su cui si può dialogare contemporaneamente tra il materiale che arriva standard dalle agenzie, il materiale che tu immetti in file e il materiale che circola via internet, perché si può mescolare via internet. Usa un sistema di post produzione facilissimo, perché usa, nemmeno possiede un sistema di post produzione, ma si accoppia benissimo col Final Cut, un sistema commerciale qualunque, il più semplice nei sistemi commerciali, quindi alla portata di tutti, ma fa diventare i giornalisti molto più proprietari del proprio contenuto in tutto il processo di lavorazione. Io ho avuto all'inizio l'esperienza, questa formazione accoppiata, cosa mi ha portato? Mi ha portato i giovani della scuola, provenienti tutti dal mondo della multimedialità spontanea, anche giovanile, eccezionalmente pratici della innovazione, della forma tecnologica. Gli anziani giornalisti esperti, molto diffidenti, e qui mi rivolgo all'ordine, questa diffidenza nella formazione, noi ci siamo già passati, non c'è più problema. Se la deve fare una cosa grossa come la RAI, l'ordine e quindi poi anche l'USIGRAI dovrebbero in maniera preparatoria fare un certo discorso con i giornalisti, così come è bene che il direttore, glielo ho già detto prima privatamente,
crei un gruppo di dirigenti che porti avanti questa innovazione e questa formazione. Non si può in un'azienda far arrivare dall'esterno una società di formazione se non si percorre assieme ai propri dirigenti, ai propri quadri, ai propri giornalisti la stessa strada, se non vedono che tu sei con loro e rischi con loro. Ecco, io però ho accoppiato gente dell'azienda e gente fuori dall'azienda, e allora a maggior ragione sostengo che questo modello formativo oggi attraverso l'ordine, perché non può essere fatto privatamente per strada, così come formazione che io propongo a te o a quelli che fanno il tuo lavoro a scopo aziendale, ma deve essere proposta all'ordine, attraverso l'ordine deve raccogliere queste esperienze che tu dici di precariato, di freelance, ma che sono ricchissime dal punto di vista del sapersi arrangiare con la tecnologia, ma devono poter vedere sistemi più complessi, devono poter fare quell'esperienza. L'esperienza a cosa ha portato, e chiudo, per i giornalisti Mediaset di antica formazione, partiti molto diffidenti, tu vuoi trasformarci in montatori, tu vuoi toccare la nostra professionalità, che poi si dice professionalità ma si intende sempre il ruolo, perché vedendo dei giovani che sono più svelti hanno capito in pochissimo tempo che il giovane è più svelto ma meno esperto, e che l'accoppiata tra le due cose anche nelle aziende è necessaria, questa saldatura vitale per l'uno e per l'altro. Oggi non cambierebbero il sistema di lavoro che ha dato vita a Tgcom24, dove internet gira assieme al canale, no? Con la stessa modalità. Perché? Perché ti dicono: oggi io entro con le mie immagini o scelgo le mie immagini, scrivo il mio testo, lo modifico come mi pare, va in onda, e se lo devo aggiornare lo aggiorno rapidissimamente, senza affidarmi che lo lascio e un altro collega me lo aggiorna o lo rititola o lo fa, lo fanno rapidissimamente, quindi si sentono più proprietari del contenuto. Credo che questo sia per l'ordine che per chiunque insomma in questa sala sia poi alla fine il vero obiettivo. E in attesa che il microfono vada in giro, uno dei temi... Salve, buongiorno a tutti i colleghi che sono presenti. Mi presento velocemente, io mi chiamo Alessandra Flora, sono professionista dal 2005, pubblicista dal 2003, insomma occupata anche se precaria, quindi va bene. E mi ha fatto molto piacere insomma sentire di questi slanci, soprattutto da parte di Napolitano e Liguori, perché... e anche di Gubitosi, anche se comunque emerge una situazione a macchia di leopardo in cui aziende in cui ci sono personalità magari più virtuose, più aperte, vanno avanti con la formazione e invece altre no. E la mia proposta è questa, non so se volete magari pensarci su, soprattutto in vista di un'innovazione dell'ordine, perché io da quando ho fatto l'esame nel 2005 e ho fatto Fiuggi, tutti quelli che avevano a Roma chiaramente per l'ordine del Lazio, da allora l'ordine purtroppo non l'ho visto più, cioè nel senso ogni tanto andavo sul sito a vedere se c'erano delle iniziative, ma niente, quindi tutte le mie attività di formazione me le sono fatte al di fuori chiaramente dell'ordine, quindi tramite le facoltà, durante chiaramente l'attività lavorativa, seminari all'estero, a Bruxelles, eccetera eccetera. La mia proposta è questa, anche agli editori, perché non facciamo, cioè tutti insieme, chiaramente questa cosa dovrebbe partire dagli editori, una consultazione pubblica su quelle che sono le professionalità, sia a livello cioè, trasversale, che, cioè orizzontale che verticale, quindi in base ai temi, cioè economia, come diceva Napolitano prima, l'esperto in fisica piuttosto che l'esperto in edilizia, e poi anche chiaramente delle capacità di tecniche, quindi per esempio dell'audiovisivo, del digitale. E in questo modo la situazione sarebbe anche più trasparente per chi vuole entrare o cambiare, perché non c'è soltanto chi vuole entrare nel mercato del lavoro, ma anche cambiare, migliorare, per esempio le lingue richieste, e questo potrebbe essere utile anche ai fini della trasparenza. E poi veramente secondo me è l'ordine, sia quello nazionale che le realtà regionali, dovrebbero cambiare, perché come la canzone dei Blue Vertigo, no? Diceva i professori sono tutti fuori dal tempo, e a me mi sembra che sia l'ordine che l'FNSI sono un po' fuori dal tempo. Scusate per questa critica, io spero che sia costruttiva, non volevo essere crudele, però insomma è così. No, ma va bene, cioè, il nodo è che se non innoviamo chiudiamo, cioè voglio dire... quello che sta venendo fuori da questo tavolo, che la conservazione va sconfitta, diciamo, e che bisogna affrontare le sfide che abbiamo davanti. Un ordine dormiente non serve a nessuno, diciamo, e neanche gli editori dormienti possono servire. Ma mi sembra che qua sia chiamato in causa Roberto Napolitano. No, io
Ti chiedo di essere breve perché ho visto molte mani levate, abbiamo pochi minuti a disposizione. Vai. Beh, io breve posso solo dire che ringrazio per... Io non ci credo tantissimo, mi dispiace doverlo dire, nelle scuole di giornalismo. Credo che debbano, diciamo, è veramente complicato adesso anche rispondere in pochi secondi a un tema profondamente vero, cioè noi per esempio a Sole 24 siamo in solidarietà, perché nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto, una serie di errori eccetera, quello che dicevo prima sulla crisi, la domanda interna, insomma, il Sole 24 è diventato il primo quotidiano digitale italiano, spero che mantenga questo primato, non è mai successo nella storia del Sole 24, nettamente. E abbiamo varato, e questo devo ringraziare la redazione del Sole 24 Ore, perché i riferimenti che ha fatto prima Liquori a giornalisti più anziani, giornalisti più giovani, noi abbiamo cambiato totalmente il nostro modo di lavorare, cioè noi copriamo 24 ore su 24, il primo caporedattore centrale, che è un giornalista della carta stampata, arriva a giornale alle 8 del mattino, noi abbiamo la prima riunione alle 9.30 a carta web, la seconda riunione alle 11, la riunione cartacea alle 19, 15.30 e si arriva fino alle 24 con una copertura integrale 24 ore su 24. Non esiste il giornalista del sito e il giornalista della carta stampata. Il super desk, questo non credo che l'abbiano fatti altri, carta web, è un unicum, se vedete l'elenco dei capiredattori è un po' impressionante, però come numero, non per qualità e non per dedizione. Quindi io credo che questa sia stata una scelta sulla quale ho insistito molto, hanno fatto scrivere un po' troppi piani editoriali perché bisognava sempre scrivere le cose, però l'idea di base qual era? L'idea di base era quella di trasferire, noi abbiamo fatto una grande rivoluzione sul sito, la grande rivoluzione che cosa ha coinciso? Ci siamo immersi nel nuovo, il nuovo ha significato anche sul sito tornare a far vedere finanze e mercati, norme e tributi, imprese e territori, high tech 24 Nova, plus 24 risparmio, cioè investire sempre su un bagaglio di contenuti e di competenze. Io purtroppo devo essere breve, però vorrei dire. Perché ci cacciano via, non lo so, però diciamo la cosa che va detta, perché effettivamente è profondamente innovativa, non si può spiegare proprio in 30 secondi, bisogna arrivare almeno a 2 minuti, è che cosa significa adeguarsi ai tempi? Questo lo voglio dire poi ai giovani che devono capire che la situazione è drammatica, veramente drammatica. Cosa significa adeguarsi ai tempi per il Sole 24 Ore? Io avevo norme e tributi, avevo l'esperto risponde. Bene, oggi sul sito abbiamo documenti e strumenti di lavoro. Tutti i siti ti pubblicano qualunque regolamento, qualunque legge che pubblicano in Gazzetta Ufficiale, ma non credo che il lavoro del giovane commercialista sia facilitato dal fatto di avere pagine e pagine sul web. La capacità del Sole 24 Ore, degli esperti del Sole 24 Ore, dei giornalisti del Sole 24 Ore, deve essere quella di anticipare l'articolo decisivo di quella legge, dire come va attuato e in tempo reale facilitare. Noi abbiamo detto che non siamo un giornale, pensiamo di aver avuto anche qualche ruolo nelle vicende di questi ultimi 2 anni, ma io credo che la grande sfida editoriale del Sole 24 Ore è quella di diventare un consulente di qualità a 4 soldi, meno di 2 euro ogni giorno, per avere un consulente a tua completa disposizione. Alle 6 del mattino ti svegli sul tablet, hai buongiorno dal tuo amico Sole, sai come ha chiuso New York, hai l'inside su New York e hai uno scenario sulla borsa di New York, hai come ha aperto l'Asia, un inside sull'Asia, uno scenario sull'Asia, sai come il mondo racconta il mondo, non è che ti pubblichiamo gli articoli degli altri, te li interpretiamo e ti diciamo che cosa vogliono dire, e sai come il mondo racconta l'Italia. Poi abbiamo un giornalista cartaceo, un giornale cartaceo di cui dico solo qual è la radice nostra più profonda. La radice nostra più profonda, l'abbiamo inventata in questi 2 anni, è Rating 24. Io sono stufo delle chiacchiere. Quando annuncio una riforma non si attua mai. E noi ogni mese, e questa è una cosa che non c'era nel giornalismo italiano, ti diciamo quanto dei provvedimenti attuativi di quella legge sono stati realizzati. E ogni 6 mesi valutiamo l'impatto di quella riforma e di quella parte attuata sul mercato di riferimento. Ad esempio abbiamo potuto valutare che la riforma Fornero è stata un disastro, soprattutto per i giovani. E va detto con chiarezza. Secondo, abbiamo un sito free e un sito a pagamento. Sito a pagamento lo chiuderemo un po' sempre di più, perché noi vogliamo che dentro finanza mercati, dentro plus, dentro norme e tributi, dentro i documenti, dentro gli strumenti del lavoro ci sia sempre più il consulente Sole 24 Ore. C'è il satellite Sole 24 Ore, c'è il Sole 24 Ore, ci sono tutti, scusate, i loro satelliti, che è Moda 24, Energia 24, Casa 24, Agricoltura 24, cioè l'economia italiana.
città. Abbiamo la replica digitale, abbiamo la replica digitale arricchita e aggiornata. Tu parti da un articolo del Sole, hai il correlato degli articoli del Sole 24 Ore e hai la banca dati del Sole 24 Ore. Infine, e ho chiuso, dalle 18 alle 20 abbiamo il giornale di domani, cioè il giornale di domani anticipa sempre sul tablet, sempre agli abbonati. Forse queste sono le ragioni per cui abbiamo avuto questo boom come Sole digitale. Ti anticipa parte del nostro giornale cartaceo e ti anticipa anche l'agenda di domani con un consenso. Per esempio, porto un esempio banale, direttivo della BCE, ti diciamo, secondo il nostro consenso degli analisti, abbasserai i tassi, non abbasserai i tassi. Quindi, come vedete, è un'informazione in tempo reale e anche molto veloce, che però non rinuncia alla qualità o perlomeno ci prova, nel senso che vuole recuperare questa radice. Però se io posso, alla luce di tutto questo, dare una risposta alle situazioni che venivano, devo dire quello che è successo a me all'inizio di questa professione, in una situazione difficile, ma non così difficile come quella di oggi, che io dico sempre che la scuola di giornalismo può essere importante, è una via di accesso come le altre, molte secondo me sono realmente inutili, però quello che secondo me chi vuole fare questo mestiere deve imporsi in questa situazione veramente difficile è di trovarsi una propria specializzazione, una propria riconoscibilità tecnica addirittura, studiando sempre più su quel particolare e sicuramente, certamente, scegliendo l'approccio web come tutti quanti fanno. È molto avvilente per chi fa questo mestiere, per chi dirige un giornale come Sole 24 Ore, dovere dare queste risposte, guardare negli occhi tanta gente, vedere tanto valore e accorgersi che questo valore viene sprecato. Quindi, se posso dire solo l'ultima cosa, penso che sia qui, non lo so, però quando è venuto nella mia stanza questo Ferdinando Giuliano, che aveva 27 anni, 26 anni, per farmi un'intervista per il libro che doveva fare con John Lloyd, io devo dire che ho provato, l'ho anche raccontato in promemoria italiano perché è giusto raccontarlo, siccome era un ragazzo di Napoli che ha studiato ad Oxford, è stato assunto come editorialista al Financial Times a meno di 27 anni, io mi chiamo napoletano, quindi è entrato la mia stanza insieme a John Lloyd e devo dire che dentro di me provavo orgoglio e rabbia. Orgoglio perché vedevo che questo ragazzo non era scappato all'Italia, era andato dove stava meglio. La rabbia è che noi non riusciamo a farli stare meglio. Quindi questo devo dire che anche per me è un vincolo, perché io sono in solidarietà, non posso prendere e non posso assumere nessuno, però posso riconoscere del valore e posso individuare una strada che da qui a 3 anni, se la smetteremo di fare polemiche, di occuparci di fesserie, se riusciremo a individuare questa strada, magari quel valore riconosciuto fra 3 anni potremo realmente valorizzarlo. Grazie. Grazie Napoletano. Scusa, adesso abbiamo alcune domande velocissime, poi facciamo rispondere Sidi e Dubitosi, perché altrimenti non ci riusciamo. Scusa, l'unica cosa vorrei chiedere al direttore Napoletano che vada in qualche scuola, perché anch'io ero prevenuto verso le scuole, sinché non le ho conosciute. No, ma hai ragione, ma guarda, ti ho detto, non ne voglio criminalizzare tutto. No, ma non voglio. Io sono andato, per esempio, io avevo un rapporto quasi filiale con i confronti di Biagio Agnes, è l'unica volta che ho fatto una scuola di giornalismo, è andato a Salerno, sì. Ed era una scuola veramente molto, che faceva con serietà il suo lavoro. Dico che dobbiamo stare attenti, c'è stata la lunga stagione di scienza della comunicazione, evitiamo di fare stagioni che fabbricano illusioni, concentriamoci su quello che è giusto e utile. Giorgio Simonetti, giornalista freelance, mentre parlava il dottor Liguori io pensavo molto alle meteorine del TG4 e mi chiedevo, forse il problema non è di formare le meteorine a fare un giornalismo migliore, forse bisognerebbe riformare gli editori italiani. Quindi la mia domanda provocatoria è: perché non pensare anche a una formazione degli editori in Italia? Le meteorine sono andate via. Se tu le riporti qui con questo tuo intervento ci fai tornare nel passato. Mm-hmm. Le meteorine, tutti lo sanno, sono andate via con Fede. Se tu le riproponi qui, con forma spiritosa, polemica, inutile, le fai tornare il passato, ci fai tornare il passato. Invece io parlavo del futuro. Però sulla formazione degli editori poi risponderanno. Ma gli editori si formano, come dico io, facendo le cose. Buongiorno. Marco Merola, sono un freelance anch'io, mi permetto innanzitutto di ringraziare il segretario Ghirra per aver fatto la necessaria e utile differenza fra freelance e precari. Il nostro mondo giornalistico ha varie anime, ma è giusto ricordarle sempre tutte e marcare le giuste differenze. Freelance dunque, fiero di esserlo da sempre. E la domanda che volevo fare nasce un po' da una considerazione giustissima che ha fatto il segretario della FNSI Siddi, quando ha posto due domande.
La prima è chi pagherà la formazione per i freelance, la seconda è a che serve fare la formazione ai freelance. Bene, sulla prima più o meno delle risposte sono state date ed è stato detto, mi pare di aver colto anche la disponibilità dei grandi editori italiani, quindi la RAI, di Mediaset, il direttore napoletano ci ha detto che prima di 3 anni non c'è diciamo possibilità di fare alcunché nel suo giornale. Quindi i soldi, la possibilità di assumere, non di non fare. Sì, certo. Però diciamo i soldi vanno trovati comunque, se vanno trovati innanzitutto chiaramente per i dipendenti dei giornali, quindi i redattori interni, a maggior ragione sarà una bella sfida trovarli per chi sta fuori. Ma la seconda domanda, che mi sembra poi anche più pregnante, che ha fatto Siddi, è: li formiamo per cosa? Cioè, in questo momento storico, come è stato detto dal direttore napoletano poco fa, molti giornali hanno chiesto lo stato di crisi, molti hanno la solidarietà cosiddetta. Ora, soprattutto il segretario Siddi mi insegna che in uno stato di crisi e quando si chiede la solidarietà, la prima cosa che non si può fare è prendere lavoro dall'esterno, quindi prendere collaborazione dall'esterno. Noi freelance, che di quello viviamo e di quello, insomma, Dio piacendo, abbiamo vissuto fino a ieri, adesso ci troviamo invece in un collo di bottiglia micidiale. Quindi le nostre precedenti collaborazioni vanno pian piano a crollare, a cadere o a essere erose, diciamo, nel cachet per colpa dello stato in cui ci troviamo, sì. Ma soprattutto la prospettiva a breve termine, a medio termine, non sappiamo se a lungo termine, è quello di non averne assolutamente più. Allora vi rinnovo la domanda anticipata da Siddi: ove mai si trovasse il modo, i soldi e il tempo per pensare anche ai freelance con la formazione, che la facciamo a fare la formazione ai freelance se manca poi la possibilità di esplicitare questo nel lavoro, diciamo, pratico, quindi nella militanza giornalistica e nelle collaborazioni che siamo sempre stati abituati a fare? Qual è la vostra visione dell'editoria nel prossimo futuro? Ci sarà ancora spazio per le collaborazioni esterne? Grazie. Le domande sono concluse, mi pare, concludiamo. C'è ancora una domanda? Microfono numero 2. Mi sentite? Sì. Buongiorno, io sono Marcello Greco, lavoro alla TG3 e RAI, faccio parte di quel 4% dei giornalisti sotto i 40 anni, eppure mi sento vecchio perché ho frequentato quasi 11 anni fa la scuola di giornalismo di Perugia, mi sono formato, sono entrato in azienda e sono rimasto fermo a 8 anni fa ormai, anzi ho trovato un'azienda vecchia e adesso io stesso mi sento vecchio perché la mia azienda non ha investito su di me. E la formazione per me è autoformazione, vorrei imparare a montare in digitale, ancora non si faceva a Perugia quando io l'ho frequentata, mi occupo di esteri, studio le lingue, ma per mio interesse, mia passione, vorrei che l'azienda mi obbligasse a farlo, che investisse su di me, perché io rischio di sentirmi inutile alla mia azienda tra 10 anni, quando magari entreranno dei giovani che saranno più preparati di me e io, se resto fermo al punto di oggi, rischio di essere inutile per la mia azienda. Grazie. Direttore Gubitosi, poi conclude Franco Siddi. No, sarò giusto uno al collega si prepari a rimettersi a studiare, nel senso che ridiventerà obbligatoria un po' di formazione. Quindi su questo non c'è dubbio che si è perso tempo, ma sia dal punto di vista tecnico che da quello professionale riprenderemo. Quindi su quello non mi farei grandi preoccupazioni. Invece ha posto un problema il collega freelance molto importante, appunto perché il freelance non necessariamente vuol dire precario, però la riforma in qualche modo, per esempio alla RAI, e non vale solo per i giornalisti, vale per tante figure professionali perché non c'è un contratto per lo spettacolo, non permette sostanzialmente di avere collaborazioni saltuarie, perché poi tipicamente quello che succede è che sono collaborazioni che, se perseguite nel tempo, portano alla causa che viene puntualmente persa dall'editore. E quindi gli editori si spaventano e non fanno più cosiddette prime utilizzazioni per evitare, appunto, perché pensi che noi, da una parte dico che avremo 600 persone che vanno in pensione, ma abbiamo 1800 tempi determinati che aspettano la stabilizzazione già decisa, che andrà fatta ovviamente, e più un certo numero di cui non conosciamo neanche l'esatto numero di persone che hanno collaborato nel tempo e che aspirano di continuare questa collaborazione e di trasformarla in un rapporto definitivo. Quindi evidentemente magari qualcuno che invece potrebbe dare una collaborazione ad hoc specifica su determinate materie,
cioè degli esperti e così via, non riescono a, a collaborare perché manca una figura del collaboratore part-time sancita. Alcuni giornalisti auspicano di mantenere una certa libertà e collaborare su più testate e non possono con noi perlomeno collaborare, ma credo che sia così anche in altre situazioni. Andrebbe in qualche modo rivisto questo aspetto qui perché ha posto un grande livello di rigidità al sistema. Quindi da una parte bisogna eliminare il precariato tradizionale, dall'altra secondo me creare delle forme di collaborazione. Grazie. Franco, mi sembra che possa concludere. Rapidamente, non concludere, non si, questi dibattiti non si concludono purtroppo mai, nel senso che questi sono problemi. Vengono fuori parlando di un tema, la formazione dei problemi che sono quelli angoscianti di una condizione professionale che si misura con una realtà industriale del mondo del lavoro che oggi offre più nubi che certezze. Noi abbiamo il dovere non solo di coltivare la speranza, ma di impegnarci per invertire l'ordine delle cose. Il Napoletano ha detto che per 3 anni non può assumere, l'ha fatto con riferimento alla sua condizione aziendale. Noi 3 anni fa immaginavamo una crisi dell'ordine di 3 anni, adesso si parla di minimo altri 3 anni. De Benetti addirittura pochi giorni fa ha detto che durerà 7 anni la crisi. È chiaro che in questa condizione tutto diventa più complicato, difficile, in certi momenti disperante, e anche chi deve occuparsi, saremo pure vecchi come ha detto la collega, offrire nello stesso tempo una tutela minima essenziale alle persone. Il sindacato questo deve fare, se un collega rischia di perdere il lavoro o se un collega lo perderebbe comunque, ma ha bisogno giustamente come tutti i lavoratori e le famiglie di avere un reddito, e il sindacato deve intanto impegnarsi subito perché un minimo di reddito ce l'abbia per la propria dignità umana, e quindi i contratti di solidarietà, la cassa integrazione, i prepensionamenti. Poi deve guardare in prospettiva il sindacato, e il sindacato vuol guardare in prospettiva, e l'ha fatto, e l'ho fatto col contratto, lo sta cercando di farlo adesso con le proposte sull'innovazione, sull'osservazione del lavoro dei freelance, la sua dignità, il suo recupero in termini non solo di equo compenso ma di dignità morale e professionale a tutti gli effetti, e la valutazione del precariato che si incrociano, vedo bene la collega, sono freelance e sono anche un po' precaria. In genere spesso il freelance, siccome se non è freelance per scelta e non ha avuto la fortuna di collaborare con grandi testate che ti pagano appunto dignitosamente, ti consentono di vivere, il freelance è un precario e basta. Poi c'è il precario nuovo e vecchio, il precario dei contratti a termine che si ripetono e che oggi magari non trova più neanche il contratto a termine perché di fronte alla nuova legge sul lavoro il rischio che possa essere stabilizzato in fretta porta le aziende a non assumerlo più. Il precario che diventa tale a 50 anni dopo aver fatto 25 anni o 28 di carriera perché la sua azienda non va più e a quell'età non trova più lavoro stabile, e c'è tutta una condizione quindi che va assistita non più in termini pietistici, però per questo serve la legge, non basta il sindacato e gli editori, il sindacato hanno fatto uno sforzo immenso stabilendo nell'ultimo contratto di mettere da parte un piccolo tesoretto, 0,60 sulle retribuzioni ogni mese, per aiutare la protezione sociale. Serve qualcos'altro, come ho detto, serve un nuovo welfare attivo del lavoro per il quale è indispensabile l'intervento della mano pubblica. Il governo, il Parlamento devono capire che questo mondo non è un mondo nel quale si sprecano soldi se si investe in cultura, in intelligenze, in informazione più ampia e libera, professionalmente qualificata, e per fare questo c'è bisogno allora di un pilastro di welfare che sia fatto di formazione come ammortizzatore attivo che tiene in aggiornamento delle persone e le reinserisce, che porti i nuovi, che porti i giovani, che accompagni coloro che possono perdere il lavoro a 58-60 anni verso un'uscita morbida, garantendo quel patrimonio di esperienza che i giovani non hanno e che combinandosi con il loro entusiasmo e con la loro competenza tecnica aggiornata può portare nuovo slancio a questa industria e anche a questo lavoro. Una linea di prospettiva ci può essere, ma per costruirla servono almeno 3 poli di iniziativa che trovino una ragione comune di operare nel nostro mondo: i giornalisti, gli editori, lo Stato. Grazie Franco, grazie a tutti. Viva la formazione.